Cerchi prodotti Pokémon ad un prezzo competitivo? Bene, dai un'occhiata su gameovertreviglio.com. Sono già disponibili preordini per Astri Lucenti, sia in italiano che in inglese, e con il codice sconto SGWEN10 hai il 10% su prodotti Pokémon, anche su quelli già scontati. Signori miei, ma ben ritrovati a tutti in questo nuovo appuntamento, sempre qui in compagnia del vostro carissimo Sguay. Lo so, questo non l'abbiamo ancora mai fatto, ma come si dice, c'è sempre una prima volta nella vita. Spero non in tutto, perché ci sono certe cose che onestamente non mi piacerebbe provare. Ma detto questo, oggi andiamo a scoprire se Starbirth è un set che si può pesare oppure no. Per quanto riguarda i set occidentali, abbiamo avuto modo di constatare con mano che quantomeno tutti gli ultimi set, ovvero Colpo Fusione, Evoluzione Terra e Regno Glaciale, sono pesabilissimi. Quindi nelle bustine più pesanti troviamo nel 98% dei casi, e non dico 100% perché capitava, quell'eccezione che conferma la regola c'è sempre, trovavamo almeno la carta olografica. Nelle bustine leggere invece, cosiddette light, non troviamo neanche quella, quindi una semplice e rara non holo. Io direi quindi di spostarci dall'altra parte, vi faccio vedere la card list e dopodiché cominciamo con l'unboxing. Prima di tutto però, ragazzi miei, vi ricordo sempre di visitare il nostro store preferito, il gameovertreviglio.com, di seguirmi su Instagram, di lasciare un mi piace, di iscrivervi su YouTube, di entrare nel gruppo Telegram, fondamentale per partecipare attivamente a tutte le live break. E detto questo, andiamo. Ed eccoci qua. Come molti di voi sanno, mi piace sempre rinfrescare sia la mia che la vostra di memoria andando a dare una sbirciata alla card list. Starbirth è un set molto piccolo, 127 carte in totale, abbiamo delle V interessanti e introduciamo la nuova meccanica V-Star, possiamo vedere la nostra punta di diamante, il Charizard in 100.000 versioni, abbiamo anche Shaymin, Lumineon, Raichu, Whimsicott, il cosiddetto Pokémon Cotonfiocco, Unscrow, Flygon, Arceus, Archias o Arceus, anche lui nel formato V-Star, e poi Charizard anche in forma full art, in forma alternativa, in forma hyper. Quindi in ogni caso, a parte Charizard, abbiamo anche l'Arceus, guardate qua, sia full art che alternativa, sia hyper che gold, insomma. Se la vostra domanda è Sguain, conviene tenere un box sealed di Starbirth? Secondo me sì. Secondo me sì, perché un set così piccolo e allo stesso tempo così pieno di Charizard e anche Arceus, che è sempre un Pokémon iconico, anche Shaymin volendo, non è a livello degli ultimi due poco fa citati, però comunque rimane sempre un bel Pokémon. Quindi assolutamente sì. Poi abbiamo anche Cynthia's Aspiration, sia in versione full art che hyper. Insomma, questo set visto nel complesso magari manca un po' di significato, no? Però se andiamo a guardare le carte che ci sono all'interno, anche questo Lumineon Alternative, comunque sono belle. Sono belle, quindi io direi sì, uno o due box sealed di lato per un futuro come piccolo investimento si può fare. Io personalmente l'ho fatto già. Quindi, che cos'è che noi vogliamo trovare? A parte la risposta alla domanda, si può pesare o meno? Uno dei Charizard, possibilmente l'Alternative o anche l'Hyper, non ci dispiace. Anche dell'Arceus Alternative non ci lamentiamo, perché comunque un gran bel Pokémon, una gran bella artwork. Anche di quello gold non ci lamentiamo. Ci tenevo a farvi notare una cosa. Le olografiche sono veramente belle. Guardate che Moltres, Infernape, Empoleon. Ci sono gli starter di quarta gen che sono bellissimi. Torterra. Vi faccio vedere anche velocemente due esempi per quanto riguarda i pull dei box. 5V. 2 V-Star, una fuoriserie, sì, le full art, anche
regular, chiamiamole così, sono fuori serie. E poi una quantità che adesso non riesco a definire di holo. Forse saranno 6, 7, non lo so, lo scopriremo. E anche qui, come possiamo vedere, stesso pool. 2 V-Star, 5 V, una fuori serie e poi le holo. E infine andiamo a vedere anche molto velocemente la top 10 delle carte più costose e più ambite di questo set. Ovviamente il Charizard V-Star Hyper, minimo card market 130, l'Alternative 120, l'Alternative di Arceus 100, la Gold di Arceus 100, l'Hyper di Arceus 50. Quindi già, come vediamo, c'è un dimezzamento di prezzo. Le prime 4 carte sopra i 100, passate queste 4 già bam 50. La Ultra Ball, penso per un discorso competitivo, Gold e sta sui 40, Cynthia perché ovviamente best waifu per forza, 40 pure, Charizard 33, Luminion 32, sempre Alternative, mentre il Charizard era full art, ragazzi lo vedete da voi, lo so. E l'Arceus Full Art 30 euro. Queste sono le 10 carte più costose del set. Vi faccio vedere giusto altre 3 carte bonus. Lo Shaymin V-Star Hyper 16 euro neanche. Pochissimo, pochissimo. 20 euro spedito dall'Italia. Veramente poco per essere un Hyper. Ricordiamo che le Hyper hanno una rarità superiore rispetto anche alle Alternative, quindi è più difficile trovarle. Il Charizard V 4 euro e il V-Star 8 euro. Signori miei, finalmente ci siamo. Bilancino da parte e andiamo ad aprire questo box. Ed eccoci qua, signori miei, con le nostre 30 bustine. Adesso io velocizzo tutto al massimo e vado a pesarle tutte e metto da una parte quelle più pesanti e da una parte quelle più leggere. Sempre se c'è una differenza di peso, perché questo non lo so. E allora, finalmente ci siamo. 18 pack leggeri e 12 pack pesanti. C'è qualcosa che non mi torna però, perché se 8 sono tra V-Star e fuoriserie, le olografiche non possono essere solo 4, non possono essere solo 4. Quindi mi deve essere sfuggita qualcosa. Ovviamente sappiamo che il bilancino non è la cosa più affidabile del mondo, ma in linea di massima ci dovremmo essere. Quindi partiamo ovviamente dalle più pesanti. E allora, andiamo ad aprire subito questo perché, insomma, dobbiamo un attimo capire. Energia in colore doppia, Mincino, Duskull, Piplup, ok, quindi c'era, era pesante, Whimsicott V, Manaphy, Corphish, Chaimeko, Riolu, olografica, sì, Dusknoir, ok, quindi anche questa era pesante, bene, confermato. Magmortar, Orsetto Lavatore, Magmar, Pachirisu, V-Star. E andiamo, cavolo! Incredibile, ragazzi, su 5 box aperti in live neanche un Charizard V-Star. Apro il box ed esce. Ah, finalmente! Finalmente! Ovviamente mi dispiace per quelli che mi guardano, però dico va. Ci stava il vostro Swain, lo Zardone V-Star, guardalo che carino, guardalo. Adesso che abbiamo tutte e tre le rarità, vediamo se c'è una differenza di peso fra queste tre. 1,63, 1,60, vabbè ragazzi, là siamo. Non brillante, 1,59, quindi mi stai dicendo che la Holo è come la non brillante? Come peso? Eh sì, mi sta dicendo questo. Prendiamone un'altra, Chaimeko. Sì, incredibile, eh? Incredibile questa cosa. Ma adesso approfondiamo. Che è veramente strano che il peso è uguale. Vediamo il Whimsicott. 1,59,63. Non si... Non, è indeciso anche lui, è indeciso.
Ragazzi, c'è. È che ovviamente magari presa a solo la carta ha qualche dubbio, capito? La bilancia ha qualche dubbio. Anche questa secondo me è un po'. Anche perché dico l'abbiamo individuata, se no non la individuavamo. Facciamo così, lasciamo il bilancino attivo, il pool lo mettiamo da questa parte e facciamo pesiamo ed apriamo. Che ne dite? 8,87. Itran. Mincino, cincino, li confondo sempre. Nospas, Blitzol, attenzione, ragazzi, è la ruvida? È la ruvida, non riesco a capirlo. Non è la ruvida, è un Rai CV che apprezziamo, quindi altra bustina pesante. Vediamo questa, 8,80, 90, 88, siamo sempre là. Pentolaccia, Clefairy, Gabite, Kling Kling. Attenzione. Ok, uno Shaymin V, 8,81, quindi questa pesa meno rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Vediamo perché. Ci sarà la Holo? Appiccatore dei incendi, Sigilyph, Spiritomb. Non li ricordo mai nella vita. Olografica. Infernape Holo. La Holo pesa leggermente di meno delle altre. L'abbiamo individuata abbastanza facilmente. Prossimo pack. Ho dimenticato a pesarlo, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, non ha importanza. Peseremo gli altri. Il Colosseo. Magmar. Grotl. Castform. Attenzione. Ragazzi, questa mi sa che è ruvida. Mi sa, ma non ne sono sicuro. No, forse no, 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 non è ruvida. Non è ruvida. Luminion V, e va bene. E va bene così. Abbiamo ancora un'altra V da trovare. Ancora un'altra V da trovare. 8,83. Quindi potrebbe esserci l'olografica. Clefable. Shinx. Riolu. Farfetch'd. No, la V-Star. Ok. Ed è. Ti sembrava. Ovviamente, ragazzi, si deve compensare la cosa. Non è che può uscire Charizard e Arceus, che sono entrambi due Pokémon. Ok. No, il Cotonfiocco per forza. Perché non puoi avere solo gioie nella vita. Ci sta. Manca un'altra V e una quantità indefinita di Holo. Non mi ricordo. 8,80, ecco qui potrebbe esserci la Holo, perché se è vero che pesa meno dovrebbe essere qui. Ultra Ball, Corphish, Sneasel, Sauceback, infatti, eccola qua. Prossimo pack, anche questo leggero, quindi anche qua potrebbe esserci semplicemente la Holo. Comor, Orsetto Lavatore, il trio dell'Ave Maria, Baltoi. Esattamente, la Holo, il professore. 8,80, potrebbe esserci un'altra Holo anche qui. Lapras, Riolu, Chaimeko, Pidav. Ragazzi, non credo che questa sia olografica. No, questa è la nostra fuoriserie. Questa è la nostra fuoriserie di una trainer. Se non è Cynthia, ragazzi, non è mai buono. Se è l'appiccatore dei incendi, impazzisco. Non ce la posso fare, ragazzi. L'appiccatore dei incendi. Me lo sono chiamato. Me lo sono chiamato. Ma come si fa a trovare una trainer del genere? Ma quanto è brutta. 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 Ma quanto è. Ragazzi, lo sa. Avevo sto presentimento. Non ci posso fare niente. Avevo questo presentimento. Perché più una cosa non la vuoi, più ti capita. Arceus. 8,86. Perché ho detto Arceus? Ragazzi, se qui c'è l'ultima carta V, allora vi posso dire proprio tranquillamente che si può far così e tutto il resto resta sealed. Anche perché se scappa qualche Holo, ma che te frega. Itran, Gible, Mincino, Cincino, Grimer, no, Lucario, Lucario. Quindi è scappata una V. È scappata una carta V perché qui io ne conto 4.
quindi deve essere in mezzo a quei pacchetti. Vediamo se da una ricerca approfondita riesco a trovarla. Deve essere una sfida. Attenzione perché questa gioca tra 74 e 79, fermi tutti. Vediamo se qua. Cynthia, Crowdaunt, Electabuzz, Kling Klang. Olografica. Però avete visto come... Avete visto come l'abbiamo individuata easy? Avete visto? Moltres, bello. Attenzione, 8,78, attenzione, potrebbe essere qua. Potrebbe essere qua se non è un'altra olografica, vediamo. Vediamo. Manaphy, Execute, Kling Kling, Staravia. Altra olografica, Empoleon. Eccola. Ho proceduto con una seconda ripesata e come vedete prima o poi se la canta. Vediamo se qua. No, non era qua ragazzi. Ok, forse ci siamo. Sto giro è decisa, 8,78. Olè. No, ma comunque no, perché faccio olè? È la seconda, no? Quindi così. Olografica ragazzi, Garchomp. Ecco qua il pull. Ho deciso con questi 10 pack di far qualcosa. Seguite le mie live per sapere cosa. Una cosa è certa, che manca una V. Come avete visto potrebbe tranquillamente essere un Charizard, perché non mi è uscito. Abbiamo le due V-Star, la fuoriserie che ho appena controllato, la peggiore di tutte. 5,50€ minimi card market. Il box peggiore nella storia mai aperto in vita mia. Trovare la fuoriserie più scarsa, incredibile. E poi la bellezza di 7 carte olografiche. Quindi, cosa rispondiamo? Ovviamente sì, si possono pesare pure i pacchetti JAP, perché come abbiamo visto la brillante, che sia holo, che sia V, che sia V-Star, che sia full art, qualsiasi cosa, basta che brillante, ha un peso superiore. Abbiamo visto che le holo sono leggermente più leggere, scusate il gioco di parole, mentre dalla V a salire sono un pochettino più pesanti. Quindi niente di strano ragazzi che qualcuno magari fa così come me, però anziché organizzare qualcosa con questi 10 pack, li rimette a vendere e avete tutti i pack leggeri. Quindi occhio a che cosa e da chi comprate. Signori miei, eccoci qua, il video è terminato, andate in pace. No dai, sto scherzando. Già sapete quello che fare, iscrizione al canale, un bel like, un commentino qui sotto dicendomi quello che ne pensate, se siete felici o meno che ormai tutto si può pesare. E Instagram, Telegram, entrate nel gruppo perché è importante, Game Over Treviglio per i vostri prodotti Pokémon, con il codice sconto SGUEN10 avete 10% su tutti i prodotti Pokémon, anche se sono già scontati, lo sconto si accumula, è una cosa incredibile, le cose così si regalano. Ci becchiamo come sempre in un prossimo video. Ciao belli miei!